Giulio Braga a Vaiano, una via lunghissima che attraversa tutto il paese. Giulio Braga nacque nel 1868 a Ferrara. Sua madre si trasferì a Torino, dove abbandonò il bambino, e la famiglia adottiva, successivamente trasferitasi a Firenze, fece in modo che Giulio avesse un'importante educazione politica. Nel marzo del 1892 si trasferì a Prato, dove collaborò con la rivista La Tribuna dell'Operaio, settimanale di stampo socialista anarchico. Per le sue idee politiche fu considerato al Ministero dell'Interno individuo pericoloso e costretto al domicilio coatto, prima alle isole Tremiti, poi a Favignana ed infine ad Ustica. Tornato a Prato il 21 di novembre del 1896, riprese subito la sua attività politica, ma presto fu costretto a spostarsi di nuovo in Francia. Dopo l'uccisione del re Umberto I per mano dell'anarchico pratese Gaetano Bresci, avvenuto il 1 di luglio del 1900, Giulio Braga fu arrestato per la sua militanza politica. Nella sua carriera politica Giulio Braga diventò poi socialista, tanto da ricoprire la carica di assessore al comune di Prato durante la giunta del sindaco Ferdinando Targetti negli anni 10 del secolo scorso. Giulio Braga morì il 9 febbraio 1925 a Prato, nella sua casa di via Santo Stefano, proprio dietro alla cattedrale, e ancora oggi sulla sua abitazione c'è una lapide che lo ricorda. Al numero 146 di via Giulio Braga si trova una targa che ricorda il passaggio di Garibaldi a Vaiano. Presso questa abitazione l'eroe dei due mondi sostò la notte fra il 26 e 27 agosto 1849, in fuga dopo la caduta della Repubblica Romana. Via Giulio Braga a Vaiano, una via lunga, ricca di storia politica.